Quali sono le regole per un viaggio in Spagna? Quali sono i documenti richiesti al momento attuale, ovvero marzo 2022, per entrare in Spagna dall'Italia? Vediamo in questo video proprio tutte le regole, passo passo, sono due, sono poche, ma sono importanti per evitare problemi con il nostro viaggio in Spagna. E non lo faccio per tutte le nazioni per un semplicissimo motivo. Per il fatto che io passo gran parte del mio anno proprio in Spagna, per cui vado e vengo spesso e le regole le conosco a menadito, benissimo. Quindi non posso farlo per tutti gli altri, non ho la scienza infusa di tutte le regole per tutti i paesi, per questo vi consiglio sempre di viaggiare sicuri della Farnesina, in cui trovate per ogni paese una scheda, oppure il sito del turismo del paese stesso per andare a trovare le informazioni su come visitarlo, ma oggi vediamo la Spagna, perché questo paese lo conosco bene, come detto, passo gran parte del mio anno proprio in questa destinazione. Ti ricordo prima di tutto di iscriverti però a Super Travel Club, la community di viaggio e crescita personale più figa d'Italia, oltre 500 persone già iscritte, un sacco di contenuti, destinazioni, Italia e mondo con tantissimi esperti, corsi di lingue per viaggiare, crescita personale, interviste ad expat, tutti gli estratti che sono gratuiti, poi ci sono i contenuti esclusivi, ma la parte principale è completamente gratuita. C'è il Quiz Night, se ti iscrivi alla parte principale è completamente gratuita. Tutti i lunedì sera giochiamo insieme, puoi vincere una marea di punti stelle STC con cui poi potrai richiedere premi. Insomma, iscriviti gratis con il link che trovi qui sotto in descrizione perché ti perdi una marea di cose se non lo fai. Iniziamo facendo appunto il sommario delle cose, dei documenti che servono per entrare in Spagna al momento attuale, ovvero marzo 2022, e penso che non cambi più di tanto nei prossimi mesi. Se cambierà qualcosa, aggiornerò questo video. Allora, le due cose, i due documenti che devi avere per entrare in Spagna in questo periodo sono il PLF spagnolo, chiamiamolo così per semplificarlo, in realtà è un modulo che si chiama Spain Travel Health, quindi è il PLF spagnolo, dovrai compilarlo da un sito sostanzialmente, non serve stampare nulla, dovrai compilarlo da un sito e dovrai avere come seconda regola, secondo documento che serve per entrare, un Green Pass base, ovvero un Green Pass, una certificazione verde che può essere data da vaccinazione completa, anche la doppia dose se ancora valida e in vigore, oppure da un certificato di guarigione da Covid, oppure terza ipotesi, se non abbiamo la vaccinazione, non abbiamo mai avuto il Covid, allora possiamo entrare in Spagna con un tampone che può essere PCR molecolare o antigenico rapido, quelli fatti sostanzialmente in farmacia, con traduzione anche in lingua inglese, mi raccomando, perché altrimenti non è possibile, e con durata di validità per il tampone che dipende appunto se è PCR molecolare o antigenico rapido. Quello dovete sentire e dovete informarvi attraverso l'istituto con cui fate appunto il tampone. Questi erano soltanto i due documenti che servono. Ora andiamo ad approfondire bene le due cose. Spain Travel Health. Lo trovi appunto a questo sito che è spth.gov.es, te lo lascio qui sotto in descrizione. Non ti faccio vedere come funziona perché ho un video dedicato che ti metto qui sotto in descrizione e ti faccio passare qui sopra in questo momento, che ti spiega passo passo come compilare lo Spain Travel Health, il PLF sostanzialmente per entrare in Spagna. Una cosa importante da dire è, anzi sono due cose importanti da dire, che lo puoi compilare individualmente, quindi Individual FCS Form, oppure per famiglie o gruppi. Quindi qui è un po' diverso dal nostro, diciamo, PLF, che è sempre meglio compilarlo individualmente. Detto questo, non ti dico altro sui funzionamenti perché, ripeto, c'è un video che ti ho messo qui sotto in descrizione, ti ho già fatto passare qui sopra, che ti spiega passo passo come fare. L'ultima altra cosa che c'è da dire è che questo Spain Travel Health è inutile che voi lo compiliate molto tempo prima. Lo potete compilare anche un mese prima del viaggio, ma fino a 48 ore prima della partenza non ve lo fa compilare in maniera definitiva. Quindi è sostanzialmente inutile andare a compilare il documento tanto prima.
anche perché è obbligatorio andare a inserire il numero del posto a sedere sul volo, perché questo Spain Travel Health vale per i voli e vale per gli ingressi in Spagna dal mare, ma è un altro sito e vi viene indicato all'inizio se entrate via mare. Questo era per i voli, quello che avete visto, e dovete mettere il posto in cui siete seduti, e spesso e volentieri il posto non si sa finché non si fa check-in. Vi faccio l'esempio della tariffa value di Ryanair, che la comprate, non ha il posto a sedere assegnato e ve lo danno automaticamente nel momento in cui fate check-in 24 ore prima, da 24 ore prima del volo stesso. A quel punto potete fare anche PLF spagnolo, cioè lo Spain Travel Health. Non ha nessun senso che lo facciate prima, se avete già il posto a sedere perché l'avete acquistato prima, eccetera, eccetera. Vi consiglio comunque di non farlo prima delle 48 ore, perché è inutile arrivare a un punto e dover poi continuare un'altra volta. Fatelo quando potete farlo già tutto. Tanto vi arriva in maniera istantanea, nel momento in cui l'avete finito, vi arriva via mail in maniera istantanea, si può avere anche un'applicazione dove sono salvati dentro, quindi è istantanea e funziona così. Voi arrivate con il vostro volo in Spagna o con la vostra nave, andate verso il ritiro dei bagagli, diciamo, e c'è un presidio proprio lì dove c'è il ritiro bagagli, dove vi verrà scannerizzato il QR code che avete ricevuto, e dopo vi faranno passare, potrete entrare in Spagna. Vi arriverà anche un SMS con il benvenuto in Spagna e alcune istruzioni. Non c'entra niente, ma è solo per dirvi un po' com'è tutto il funzionamento. È obbligatorio, senza quello non vi fanno entrare, quindi va compilato. Se non ce l'avete, lo dovete compilare sul momento ed è un casino, perché ci mettete una vita e perdete una marea di tempo e comunque non vi fanno passare. Tante compagnie addirittura ve lo chiedono prima di partire, quindi vi consiglio di farlo tra le 48 ore e la partenza. È molto semplice, ci si impiega 5 minuti, seguite il video che ho fatto e non avrete problemi. Quindi Spain Travel Health è il primo documento che serve per entrare in Spagna. Il secondo documento, come ho detto, è appunto il Green Pass base, che lo abbiamo già analizzato prima, ma lo ridiciamo ancora. È un Green Pass base che può essere attivato dalle tre opzioni in alternativa. Siamo vaccinati completamente, anche con le due dosi, se ancora valide, benissimo, abbiamo il Green Pass base e lo possiamo scaricare attraverso tutto quello che ho detto in altri video, attraverso il nostro fascicolo sanitario, attraverso il sito governativo, attraverso l'app IO, attraverso l'app Immuni e così via. Potete averlo cartaceo, potete averlo come volete. Il Green Pass lo fate stampare in farmacia. Detto questo, può essere valido anche il certificato di guarigione. Se avete avuto Covid e siete guariti, per il tempo che è valido, potrete entrare in Spagna con il certificato di guarigione, che attiva comunque un certificato verde che è il Green Pass. Ultima ipotesi, se non avete avuto il Covid, se non avete nessuna vaccinazione, non volete vaccinarvi, allora l'unico modo che avete per entrare in Spagna è fare un tampone. Tampone che può essere PCR molecolare, fatto solo in laboratorio, con dei costi piuttosto elevati, quindi vi sconsiglio di farlo, ma vi consiglio di fare il tampone rapido antigenico, quello che viene sempre fatto nasofaringeo, quindi tac, infilano il cotton fioc sostanzialmente nel naso, ma lo potete fare in farmacia al costo di 15 euro calmierato come sempre, e basta che chiedete alla farmacia di farvelo avere in traduzione in inglese. Attiverà comunque il Green Pass base, che vale 48 ore e che con cui potete poi, antigenico rapido 72 quello PCR, con cui potete comunque entrare in Spagna. E ora che siete in Spagna, godetevi la vacanza, perché non serve più nulla. Il Green Pass in Spagna, nella maggioranza delle regioni spagnole, non è richiesto né per entrare nei bar né per entrare in nessuna parte. Per ora serve solo la mascherina al chiuso, quindi godetevi un po' la Spagna. Come funziona però per il rientro? Per il rientro non dipende più dalla Spagna, dipende dall'Italia. Da qualche settimana per rientrare in Italia non serve più di tanto, se non i due documenti che abbiamo detto adesso. Serve il nostro PLF italiano, che anche quello ho fatto diversi video per compilarlo, te ne metto il più recente qui sotto, che è un sito completamente diverso da quello dello Spain Travel Health, è completamente diverso, ma segui il passo passo, non avrai problemi, e il Green Pass base, quindi non cambia assolutamente niente, o Green Pass da vaccinazione completa, o Green Pass da certificato di guarigione, o Green Pass attivato
valido 24, 48, 72 ore a seconda del tampone per PCR molecolare o antigenico rapido. Quindi attenzione a stare nei tempi se non siete vaccinati o guariti, ma potete rientrare tranquillamente senza quarantene in questo modo. Con questo spero di essere stato chiaro, definitivo per la procedura in Spagna. Se ci saranno dei cambiamenti ve li annuncerò. Vi ricordo di nuovo Super Travel Club, iscrivetevi subito alla piazza principale completamente gratuita, oltre 500 iscritti. Insomma, tutti i contenuti che potete vedere, potete godervi, link qui sotto in descrizione. E a questo punto, se questo video ti è tornato utile e ti è piaciuto in qualche modo, mi farebbe piacere avere un tuo pollice verso l'alto che aiuta a crescere il canale e mi fa tanto, tanto piacere, come ho già detto, e per questo ti ringrazio. Se non sei ancora iscritto o iscritta, mi farebbe altrettanto e forse ancora di più piacere se ti iscrivessi. Faccio una sorridente che vedi qui sotto e anche il logo di Viaggio Vero, ci clicchi sopra e clicchi sulla campanella lì a fianco, perché in questo modo riceverai tutti gli aggiornamenti dei video che andrò a pubblicare. Io ti ringrazio, spero di essere stato utile. Ciao da Cristiano, di Viaggio Vero.